Professor Beretta, a livello sia regionale che nazionale possiamo parlare di un aumento dei casi di tumori? Sostanzialmente l'aumento dei casi di tumore è legato anche all'aumento dell'età della popolazione. Se noi guardiamo i tassi standardizzati per età, probabilmente l'incidenza dei tumori non è in aumento. Considerato il fatto però che la popolazione invecchia e l'età è un fattore di rischio importante per i tumori, nel senso se uno muore prima di raggiungere una certa età non fa in tempo ad avercelo, il numero totale dei tumori sostanzialmente è in aumento. Soprattutto però è in aumento il numero di soggetti che abbiano avuto nel corso della loro vita una diagnosi di tumore, che magari hanno cronicizzato la malattia o sono guariti, e questo è perché la sopravvivenza ormai è una sopravvivenza che si attesta a 5 anni attorno al 60% dei soggetti, considerati tutti i tumori ovviamente. Abbiamo alcune forme come il polmone o il pancreas dove le percentuali di sopravvivenza sono ancora molto più basse, ma ci sono tante forme, esempio la prostata, la mammella, dove si arriva quasi all'80-90% a 5 anni. L'aumento di sopravvivenza comporta un aumento di prevalenza, cioè appunto di soggetti che hanno incontrato la diagnosi di patologia tumorale e che sono comunque vivi con la malattia cronicizzata o senza la malattia perché guariti. E questo comporta una problematica dal punto di vista della gestione. Possiamo considerare che in Lombardia c'è più di 500.000 di soggetti che abbia incontrato nella sua vita la diagnosi di cancro. Questo comporta dei problemi di gestione di questi soggetti che spesso sono magari anche completamente guariti dalla patologia tumorale e hanno altre patologie perché le hanno per conto loro o magari perché le hanno come sequela di trattamenti che hanno fatto. C'è qualche tipologia che sta emergendo rispetto alle solite mammella e prostata? In realtà i tumori più frequenti sono sempre i classici big killer, quindi tendenzialmente la mammella, il colon e il polmone. Ci sono alcune patologie in riduzione come il tumore dello stomaco, ci sono alcune patologie in incremento come i tumori del pancreas. Ci sono una serie di tumori rari che tendenzialmente sono rari, in realtà mettendoli tutti insieme diventano un numero decisamente cospicuo. Quali sono i passi più significativi sul piano della diagnosi e della terapia? Dal punto di vista della diagnosi sostanzialmente non ci sono grandissimi avanzamenti, se non il fatto che si è migliorato molto sulla tipizzazione dei soggetti, quindi sulla capacità di discriminare diverse categorie di rischio e anche di individuare dei potenziali bersagli terapeutici. C'è molta importanza sulla partecipazione agli screening, che anche questa è una fase di diagnosi, perché la partecipazione agli screening consente di ottenere una diagnosi anticipatamente e quindi di avere degli stadi di malattia più iniziali e quindi potenzialmente più guaribili. Dal punto di vista delle terapie abbiamo più armi a disposizione. Prima avevamo la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia tanto odiata, ma che in realtà ancora ha un ambito importante. C'era anche già l'ormonoterapia da diversi anni. Ultimamente abbiamo le cosiddette target therapy, cioè i farmaci a bersaglio molecolare che agiscono su determinate caratteristiche delle cellule, e l'immunoterapia. L'immunoterapia ha dato dei risultati decisamente incoraggianti, però bisogna dire che l'immunoterapia non è un trattamento che possa essere usato per tutti. L'immunoterapia è un trattamento che va usato in alcune tipologie di tumori, è un trattamento che va usato in alcune tipologie di soggetti. Un soggetto che abbia già per conto suo delle patologie immunitarie non è candidabile all'immunoterapia, un soggetto che sia in condizioni troppo scadute non è candidabile all'immunoterapia, quindi ci sono una serie di aspetti da considerare. Il punto fondamentale però è che avendo tante armi a disposizione possiamo sostanzialmente utilizzarla in modo multidisciplinare, studiando una strategia di cura che consente di ottenere il miglior risultato possibile.